Uno entra in corte e dice sì, no, e guarda il giudice in occhio e fa le domande, è finita la storia, è tutto un gioco in corte, un gioco di procedure. Quindi, uomo, conosci chi sei e conoscerai gli dèi. Questi dèi, a proposito, sono angeli. Perché quelli che vanno in chiesa, se parli di dèi perché loro vogliono un Dio, monoteismo, poi facciamo sta parola monoteismo, prima di andare a pranzo, questa è buona. E invece nella Bibbia traducono dèi, archetipi, in angeli, che non sono nient'altro che angeli. Gli angeli buoni, cioè aspetti nella carta nativa, buoni, ci sono aspetti, come per esempio i pianeti parlano l'un l'altro. Se c'è per esempio un trino tra due pianeti, è un angolo buono, oppure un angelo buono. Abbiamo degli angeli buoni e gli angeli cattivi. Sono angoli, angoli di astrologia, di luce. Punto. Yeah. Allora, la legge di corrispondenza ermetica, come in alto, così in basso, sempre dove c'è l'illusione, oppure, scusa, la causa, c'è sempre l'illusione, l'opposto. Malkuth, Kefer, in Kabbalah. Kefer è qui e Malkuth è sotto, però Malkuth è simile al Kefer, e quello lo vedremo anche quello più avanti. Che c'è qui? Ah, ok. Allora, monoteismo, ricordiamo la parola teismo. Mon è la luna. Attenzione ai quattro mon. Monarca, sei tu, siamo noi. Queste sono aberrazioni. Questa è un'aberrazione, si dice? Sì. Proprio moneta, mon, la luna. Poi dall'altra parte, perché questa è la dea marziale, la luna di Anna è la dea marziale, però dall'altra parte, quello mascolino è Marte. E da Marte abbiamo anche due parole. Marte ci dà marziale, stiamo vivendo sotto un sistema marziale, no? Sì. Marte. E la legge che utilizzano? Marittimo. Marte, il dio di guerra, luna, la dea della guerra. E questo, su questa azione è fondata Roma. Ecco perché utilizzavano, i soldati utilizzavano il uniforme, il coso degli Sparti, no? Sì. Rosso, Marte, quello è Marte, tutto Marte, rosso. L'eroe più grande di Roma, Marte. Tutti i giovinotti che facevano, you know, allenamento, tutte, anche le donne, Marte, l'eroe il più bello, il più bravo, perché è azione, è il principio di azione, di mascolinità, anche matrimonio, in inglese marriage, perché è Marte che unisce, Marte è marito, marito, una donna va in cerca di un marito, perché vuole Marte nella vita, l'eroe. Quindi con questa, il principio di Marte, con la legge marziale, marittima, e con le quattro M, monoteismo, un'aberrazione proprio schifosissima, perché nonostante il fatto che diciamo c'è un Dio, una consapevolezza, l'universo è mente, non si tratta di monoteismo, perché questo è una creazione che parte dall'effetto, non dalla causa.
cioè l'hanno inventata loro, l'hanno pensata e immaginata loro soggettivamente, non è la realtà, è la realtà delle apparenze. Poi moneta, Giuno moneta, ricordiamo Giove, il consorte di Giove, come si chiamava? Giuno moneta, e stampavano la moneta. Ecco perché sempre c'è sempre dietro un Dio, un angelo, un angulo, oppure un pianeta che sta dietro ad ogni cosa, ogni effetto che facciamo. Monopolio, sappiamo che questi tipi con la moneta e il moneteismo, sappiamo che loro hanno molto monopolio. E si dicono monarchi. Beh, vediamo, dopo di oggi mettiamo in perspettiva queste cose. Un attimo di attenzione, bello, eh? Grazie Santos, davvero. Volevo aggiornarvi sulle modalità del pranzo, ora possiamo uscire 10 minuti e prendiamo una boccata d'aria. Nel frattempo il buffet viene distribuito in vassoi direttamente a tavola, così anziché andare a fare pressa su un unico tavolo ci mettiamo seduti e in tranquillità possiamo vivere anche il momento del cibo. E poi riprendiamo chiaramente con Santos appena ci guardiamo negli occhi e siamo pronti, entriamo in sala, se sono le 2:30 sono le 2:30, se... vediamo un po' di quello di cui abbiamo bisogno, penso che l'interesse sia di cominciare prima possibile. Un'altra cosa, solo un secondo, che chi vuole stasera ci fermeremo a fare un giro di pizza qui, visto che alcuni sono venuti da fuori, magari dovrebbero comunque occuparsi, no? Di trovare un posto dove cenare. Se volete, con 10 euro a testa ci preparano un giro di pizza e una bevanda, una birra o qualcos'altro che desiderate, e possiamo stare insieme comunque in modo informale a parlare con Santos, magari facciamo un po' di musica, cioè ci divertiamo. Però ho bisogno di saperlo prima che rientriamo nel pomeriggio, così lo comunico ad Amelia. Facciamo una lista, mettiamo un foglio qui, mettete il vostro nome per chi si ferma per la pizza e prenotiamo. Grazie.